500 iscritti provenienti da tutta Italia, quasi un record per la prima edizione del Trofeo Nazionale Master Baldesio, in programma oggi e domani alla Canottieri. La due giorni di gare che vede protagonisti assoluti i campioni di casa undicesimi nella classifica nazionale dei Master si è aperta alle 14 con il tradizionale inno di Mameli cantato dal soprano, nonché nuotatrice cremonese Annalisa Lo Sacco. Il tifo si è fatto sentire fin dalle prime gare che hanno visto confermarsi tra i migliori piazzamenti in assoluto il campione olimpico Leonardo Michelotti, 26-4 nei 50 stile, 28-5 nei 50 delfino. Ovazione anche per l'altro campione di casa Matteo Salomoni, record italiano nei 50 stile, oggi al traguardo in 24 secondi e 09. Nella giornata di oggi le gare corte, ovvero le brevi distanze con i 50 metri farfalla, i 50 dorso, i 50 rana, i 50 stile libero e ultimo il momento più atteso dalle squadre, la staffetta 4x100 misti. Domani mattina di nuovo gare, ore 8 in acqua per il riscaldamento e dalle 9 la partenza ufficiale. Con i 200 stile, 200 misti, i 100 farfalla, 100 dorso, 100 rana, 100 stile libero e la staffetta finale 4x100 stile. Con il trofeo Baldesio entra nel vivo la stagione estiva del nuoto cremonese. Domani il trofeo Bissolati con gli agonisti, l'1 e il 2 giugno il meeting nazionale nuoto Stradivari, il 14 e il 15 giugno di nuovo in Baldesio con il secondo trofeo nazionale. Ma le gare sono anche i festeggiamenti finali. Dopo le medaglie, stasera alla Canottieri Baldesio gli atleti si riuniranno per cenare e brindare in piscina al grande successo, lo si può già dire, di questa manifestazione.